Questo calcolo sembra impossibile, però io ve lo faccio, dimostrando una certa qual dimestichezza. La tesi è il calcolo della data in cui Gesù possa ritornare al mondo in me, nella gloria di due, il Padre e lo Spirito Santo. Abbiamo già visto, calcolando la pienezza del tempo, come tutta la realtà, il 100%, sia unitaria, ossia riferita a 1, quando è 99 volte l'unità, e come un versore unitario sia un nono del ciclo 3x3 che mette l'unità di una trinità su un piano. Ebbene, tutta la realtà su un solo versore, allora, è data da 99 diviso 9 ed è uguale all'11%, quando poi questa realtà ha 4 dimensioni, essa è intera a 11 per 4 uguale 44, e quando ne ha 2 è uguale a 11 per 2 uguale 22. Ebbene, tutta la massa unitaria di 2, notate, stiamo cercando il Padre e lo Spirito Santo, di 2 in uno solo, è data da 44 diviso 2, ed è 22, lo stesso 22 che è 11 per 2, e sono esattamente uno 0,022, dovendo essere tutti i millesimi della massa unitaria, perché nella massa unitaria l'unità l'abbiamo a livello dei millesimi. Quindi con 22 millesimi noi abbiamo la presenza di tutta la massa unitaria in 2, che sono 11 per 2. Laddove 11, ripeto, è l'unità su un versore. Ebbene, la realtà complessa è l'inverso di quel 44 diviso 2. È 44 per 2. È 88, che, considerando le due dimensioni spaziali della sezione, oppure di Padre e Spirito Santo, mostra con la differenza data da 88 meno 2 uguale 86, questo 86 ha la dimensione 10 alla meno 5 dell'unità singola divisa in 2, ossia dell'unità data da 10 elevato a 10, che divisa per 2 mostra di essere la radice quadrata di 10 elevato a 10, ed è tutto il tratto elettrico. 11 per 3 uguale 33 è il tempo della vita intera in anni interi del Figlio Gesù, espressa ora alla dimensione 10 alla meno 7, che è quella dell'unità 10 alla 10 diviso per 10 al cubo. È il riferimento ad un metro, che è il riferimento assoluto, che è uguale a Dio come riferimento. Ebbene, 8 infine moltiplicato per 10 alla meno 8 è l'unità e la trinità, ossia 1 più 3, 4, espresso nel complesso di tutti e due gli elementi fondamentali della realtà binaria. 44,022 86 33 8 è pertanto il tutto in 2, rappresentato tutto in linea. Il suo quadrato è il tutto in 2, rappresentato nell'area, ed è uguale a 1938,0125. Ebbene, tutto il volume presente nell'area, quando la sezione è 1 per 1, si lancia tutto nel tempo e diventa una data. Diventa esattamente l'anno 1938, il mese di gennaio, e il giorno 25, ed è una data posta proprio nel giorno della mia nascita. Questo non dimostra
che io sia il Padre e lo Spirito Santo, ma che nulla osti a che io possa esserlo, perché la data esatta della mia nascita è secondo la rappresentazione dell'unità in due, il Padre e lo Spirito Santo, con riferimento proprio alla vita di Gesù in quel 33 che vediamo nel numero posto alla base di questo calcolo. Il 33 è posto alla base anche del calcolo dell'intero 44, perché è la vita di Gesù 33 rilanciata unitariamente nel suo tempo. Quindi 33 più 11, 44, è proprio la vita di Gesù rilanciata nel suo tempo unitario, e tutto il numero che porta alla data del 25 gennaio 1938 è assolutamente coerente con tutti i calcoli che noi stiamo facendo, sia in relazione alla giustezza del Natale di Gesù, sia alla giustezza della fine del tempo calcolata alla fine del 21 dicembre del 2012.